Buongiorno a tutti, anche stamattina abbiamo il piacere di ascoltare e sentire un altro fotografo professionista e come al solito chiamo Mosè. Mosè, Ciao Franco, come stai? senti? Buongiorno. Ciao, ti vedo in una nuova casa. Sono a Milano adesso, non sono più. Ah, sei tornato a Milano, bene, 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 bene. Ho traslocato, sono Hai con la famiglia. traslocato, sei ritornato a Milano, benissimo. Senti, chi ha il piacere di presentarci stamattina? Allora, innanzitutto diciamo, un amico, una persona molto generosa, ha parlato spesso con me in vari incontri. È un fotografo che comincia la sua attività nella pubblicità, particolarmente nelle automobili, e si dedica pian piano alla montagna, alla foto turistica, alla foto di viaggio, turismo anche. Tieni conto che lui ha fatto una copertina anche di National Geographic Germania, che ha avuto molto successo. Forse penso che sia una delle rubriche, uno dei numeri più venduti. C'è poi una curiosità che pochi sanno del fotografo che conosciamo. Tieni conto che le Poste Italiane gli hanno dedicato un francobollo, cioè hanno usato una sua fotografia per fare un francobollo. E questa è una rarità per quanto riguarda le Poste Italiane. Tieni conto che l'altra fotografia che è stata usata nelle Poste Italiane in un timbro, in un valore bollato, è una fotografia dei figli di Tina Modotti. Quindi, dopo Tina Modotti, Gerd Payner, il fotografo che adesso presentiamo, ha avuto l'onore di far parte di un francobollo. Il nome l'ho già detto. Gerd Payner. Ciao Gerd, come stai? Buongiorno, ciao Gerd. Buongiorno Franco, buongiorno Mosè. Che bello Piacere vederti. di incontrarti e adesso partiremo a farti qualche domanda sulla tua prestigiosa attività. Ecco, guarda, devo dirti una cosa. Piacere. Io per Gerd nutro un'invidia positiva. Scia benissimo. È in forma fisica, viaggia il mondo, fotografa bene, ama la montagna, più di questo non si può Beh, avere. ma una montagna penso anche particolare perché le Dolomiti penso che siano veramente uno spettacolo al di là di tutto quello che possiamo dire noi. Ascolta, Georg, in questo periodo ci hanno chiusi in casa, no? Quindi noi particolarmente nelle città di pianura non potevamo uscire. In questo periodo di lockdown, tu cosa hai fatto di bello? Penso questo periodo di lockdown, alla fin dei conti, per me è stato un periodo veramente molto, diciamo, molto impegnativo, dal senso che mi sono dedicato di fare tante foto personali, che al solito magari non si trova il tempo, perché di lavoro in sé veramente c'era in giro poco, di lavoro commissionato, no? Per cui ho iniziato di fare tante foto che avevo in mente da anni, diciamo, che si accumulano piano e poi si esce, si inizia a avere il tempo e si fa cose che altri tempi non si ha mai il tempo. Si inizia di nuovo a diventare un po' bambino ad sperimentare. Bravo, e così è Per fatto di bello. cui è Dici un po'. stato, diciamo, ho lavorato magari di più in questo periodo che negli altri periodi, no? Dimmi una foto. Però divertendomi. Cosa hai fatto di foto? Dimmene una, cioè, cosa hai scattato? Ho fatto tante foto andando verso molto, diciamo, molto in una direzione molto astratta. Diciamo, si iniziava perché il primo periodo, diciamo, del lockdown eravamo, sono fortunato, abito abbastanza vicino a un bel bosco, dove si poteva andare senza, diciamo, rischiare di dare fastidio a qualcuno, di essere un rischio per qualcuno, no? Per cui con un po' di si poteva uscire e andare in giro. L'inizio del lockdown erano ancora le giornate dove magari la pioggia, la nebbia e tutto, e non c'era né una foglia, niente di verde. E si iniziava poi a fare queste foto fino adesso che magari adesso entri in quel bosco, non riesci neanche più a vedere il cielo perché è tutto un tettuccio di verde. No? Cioè, anche uno magari non andando tutti i giorni in un posto che al solito si ignora, quanto cambia in 2 mesi l'ambiente. È una cosa che perché un giorno lì, un giorno là e non lo noti così. Andando tutti i giorni al stesso posto, noti quanto veloce la natura cambia e quanto è, diciamo, interessante, affascinante. Ascolta, tu ti dedichi alla montagna, no? Molto. Ovviamente devi fare l'alpinista per andare su in alto, eccetera. Ci sono dei periodi importanti per una stagionalità, cioè l'estate, la neve, il ghiaccio, la primavera. Qual è
Quali sono i periodi per fotografare la montagna in maniera affascinante in questo caso? Alla fine penso ogni stagione è bella, no? Sì, per me personalmente, devo dire, è il periodo adesso proprio, che c'è ancora un po' di neve che sta andando via, scusate, un periodo anche dove ci abbiamo, diciamo, questo tempo che magari arriva più facilmente un temporale o qualcosa, per cui c'è più movimento dal sito meteorologico, come poi anche in autunno, periodo bello per fare le passeggiate, è l'estate, però anche quello dove possibilmente succede un po' meno dal punto di luce, no? È più interessante, come anche nella natura ovunque, la primavera e l'autunno. Ok, una cosa, è difficile fare la neve perché mi dice la neve, scusa. Sì, la neve, perché dicevano i fotografi che la neve è bella finché sta sugli alberi, se no dopo quando viene giù la foto viene male, vero? La neve magari ti sballa un po' l'impostazione se c'hai l'AI sull'automatico, per cui è meglio andare sul manuale, e perché l'esposimetro magari si fa un po' della neve, pensa sempre che deve essere più scura di quello che in realtà è, no? La neve è bianca, per cui può essere benissimo bianca anche. Ascolta, quando vai in montagna, cosa ti porti, cosa ti metti nello zaino? Quale attrezzatura? Ecco, quando sono in montagna, uno dei cosi senz'altro fondamentali è di sapere più o meno dove andare prima, informarsi un po' come sia la situazione meteorologica, che può cambiare velocemente, e diciamo, a base di quello anche di organizzarci, no? Prima di tutto vogliamo il meno possibile, però avere quello che il necessario, no? Perché alla fine è il meno possibile, perché se te lo porti sulle spalle, se ti porti più roba diventa abbastanza veloce, un lusso che non riesci più a camminare, no? Certo. E però devi anche avere quello che ti serve, per cui c'è una base di cose, per ogni gita te lo puoi scegli, arrivi più freddo o meno, avrai la pioggia o meno, cioè un minimo di quello che devi avere, più poi a base di dove si va, se trovi acqua o se trovi da mangiare anche, no? Ascolta, ma la macchina fotografica cosa porti? Un corpo, due corpi e quali obiettivi? Allora, come su macchina fotografica, al solito prendo il rischio di portare un corpo solo e magari tre obiettivi. Allora, io preferisco lavorare con gli obiettivi a non utilizzo tanto lo zoom, per cui prendo un grandangolare, un standard e un leggero teleobiettivo. E teleobiettivo al solito neanche per il paesaggio, ma più che altro magari quando si hanno delle persone per fare ritratti o qualcosa. Noto con me stesso che quando si lavora col zoom uno non si sposta più fisicamente, rimane l'inquadratura col zoom, che non è giusto. Cioè, d'altro lato mi sembra più giusto di spostarmi fisicamente finché trovo il punto che voglio e poi con una focatura fissa, no? Almeno questa è la mia opinione su come lavorare. Sì. Treppiede lo porti, il treppiede, il cavalletto? Porto un treppiedino di quelli proprio, diciamo, piccoli, casomai, però anche lì, spesso riesci ad appoggiarti da qualche parte, qualcosa, quello magari proprio se fai qualcosa di notturno ti può servire, altrimenti si riesce a lavorare abbastanza bene, perché un treppiede vero e proprio è abbastanza ingombrante, che porta un certo peso, no? Cioè il peso vuol dire che più peso che porti, meno flessibile sei. Ti è capitato di andare a fotografare con gli sci, sciando? Scusami, puoi ripetere, che è saltato un attimo la linea? Di andare a fotografare con gli sci, cioè dovendo sciare anche. Sì, ogni tanto. Devo dire che ultimamente sono andato poco a sciare in questi ultimi
anni, dipende un po' dalle situazioni che magari uno si cerca anche, no? Sarebbe senz'altro interessante, non so come mai ho tralasciato un po' negli ultimi anni. Un'altra curiosità te la chiedo io, invece per quanto riguarda il trasporto del materiale fotografico, che comunque per chi come te si sposta sulle montagne è sempre difficoltoso, cosa preferisci usare? Quale macchina fotografica? No, l'involucro, cioè ci porti degli zaini, delle borse, come trasporti il tuo materiale fotografico? Perché anche quello, per chi gira come te sulle montagne, in condizioni anche un po' particolari, è importante. Allora, io al solito uso tutto in uno zaino normale per andare in montagna, dove metto, diciamo, i vestiti che mi servono, il cibo e anche la plastica, più magari un piccolo marsupio che posso avere dentro o la macchina fotografica o un obiettivo 2 per cambiare, così di averlo tutto pronto. Certo. E, perché con i zaini proprio fotografici allora diventa un po' ingombrante anche. Certo. Tu, Georg, hai fatto una mostra importante a Fotokina anni fa, giusto? Adesso esattamente 10 anni fa abbiamo aperto alla Fotokina del 2010, sì, una mostra, sì, diciamo che è stato in collaborazione con National Geographic Germania. La mostra si chiama Il cuore di pietra del mondo, o della terra del mondo, mi pare, e si trattava delle Dolomiti entrati nel patrimonio UNESCO, no? Nel 2009. Certo, ed è stata quell'anno, penso, una delle più grandi mostre della Fotokina, come di un autore singolo, no? Certo, infatti questo avevo letto, che il numero di fotografie è grande, quello che tu hai fatto. E questa mostra adesso dov'è? Allora, questa mostra poi ha girato prima per Germania, e poi l'anno scorso è stato al Palazzo delle Esposizioni a Roma, poi è stato a Praga, è stato a Zagabria, a Lugana, Berlino, Amburgo, un po', diciamo, ha girato un po' tutta l'Europa. E questa è una bella scoperta. In Italia, senz'altro, cioè, devo dire che mi ha fatto molto piacere di fare l'esposizione al Palazzo delle Esposizioni di Roma, che è un posto, probabilmente conosci, molto bello, o anche come anche il certo, museo certo. di National History Museum di Vienna, anche quello uno delle location senz'altro molto che fanno, devo dire, anche di essere stato capace di fare una mostra in un posto del genere. Ah, no, tu devi essere orgoglioso perché, sai, Roma, il Palazzo delle Esposizioni è un bel posto, cioè, voglio dirti. E poi è arrivato il Franco. Una bella soddisfazione, diciamo. Certo. Ma poi tutta l'Europa è girato. C'è da dire che in Germania il mercato delle riviste, dell'editoria, è più grande che in Italia, no? Cioè, questo è ovvio. Cioè, National Geographic in Germania vende di più che non National Geographic Italia, credo. Onestamente non lo so. So che hanno un mercato editoriale, penso, in tutta l'Europa o anche in tutto il mondo, non è un mercato. Ormai pare che preferisce YouTube o la rete. Stiamo leggendo sempre di meno, no? Stiamo diventando pigri in quel senso. Ti voglio fare un'ultima domanda. Poi è arrivato il francobollo, no? Il francobollo Esatto. sono venuti. Quando è arrivato? Che anno era? Il francobollo era dell'anno, buona domanda, penso nel 2013, 15. Sì. Come è successo? Perché è una cosa rara anche questa. Non è frequente che usino una fotografia, non è come in America, eh? Sì, no, è stato anche quello senz'altro una grande soddisfazione di avere, che alla fine viene preso l'immagine, che poi viene fatta una serigrafia, no? Certo. E è stato
visto che volevano fare qualcosa sulle Dolomiti, mi hanno contattato, abbiamo lavorato poi insieme, ho fatto delle proposte diverse e quella era quello che li ha, diciamo, convinti di più a non scegliere la mia foto. Ti faccio anche una domanda. Tra le migliaia di foto che hai fatto sulle Dolomiti, ce n'è una in particolare che riconosci come la tua foto più rappresentativa di quelle montagne, di quella terra? Quella che ti piace di più, quella che ritieni che ti sia uscita meglio? Questo penso è un'ottima domanda, perché al solito... che vorrei fare, e per cui guardando indietro un po' ci sono alcune foto, diciamo, c'è quella per esempio del francobollo che è una delle foto che mi piace molto, c'è un'altra della marmolada dove è molto leggera, e però di solito sono sempre quelle sui quali che lavoro al momento, che diciamo magari, sai, la mente rimane proprio su quello che si fa al momento, no? Certo. Anche se la montagna magari non cambia, però il modo di fotografare cambia di continuo. Certo, è vero. Io ti faccio l'ultima domanda, Georg, ed è questa: domani puoi andare dappertutto, liberano tutti, quale montagna vai a visitare? Sì. Beh, adesso devo dire, in realtà noi da hanno cambiato, no? Che si poteva andare dove si voleva, più o meno in provincia. Certo. Per cui, diciamo, ovviamente va ai genitori a questo punto, no? Certo. Ma dove andresti? Quale montagna dovresti visitare? Quale montagna scaleresti domani mattina? Andrei probabilmente verso la Val Badia, verso Fune. Ah, capito. Sono quelle zone lì che senz'altro sono sempre stupende, no? Anche la Val Gardena. Ok, quindi il gruppo del Sella, la Cazzuola, assolutamente. Il contatto. Ascolta, Georg, io ti ringrazio per queste parole con me. Sai che ti voglio bene e voglio vederti presto, insomma, spero di incontrarti. Spero che ci vediamo presto a Milano. O ci vediamo presto a Milano. Insieme a Franco. Anche. Ti ringrazio davvero, sarebbe veramente un piacere poterti incontrare e conoscere di persona e mi auguro proprio che potremo farlo. D'accordo. Assolutamente. Appena che Ok. possiamo viaggiare, ci troviamo. Assolutamente, Grazie a voi. assolutamente. Ci conto davvero. D'accordo. Ciao. Perfetto. Grazie Grazie. mille. Ciao, Ciao, ciao. grazie, gentilissimo, grazie.